Ciao a tutti e bentornati nel mio canale Le Creazioni di Silvana. Oggi, in questo video vedremo come si realizza questa maglia a fiori. È un progetto veramente facile e veloce. In questo caso io ho utilizzato due colori, il bianco e il nero, per far risaltare di più i fiori. Perché se andiamo a mettere, come avete visto anche nell'anteprima, una canotta nera sotto, la lavorazione con questo filato nero quasi ci scompare, no? E rimangono in evidenza soltanto i fiori. Vedremo anche come farla in taglia S, ma anche come aumentare per una taglia M o L. E la lavorazione è a mattonella, quindi dobbiamo fare un tot di mattonelle. Vediamo che cosa ho utilizzato l'occorrente. Allora, per questo progetto io ho utilizzato un filo di Scozia del numero 5, un etto bianco e un etto nero. E mi è bastato anche per farci un po' di maniche, se lo volete anche voi, ed aumentarla anche come taglia, quindi è più che sufficiente. Quindi un etto e un etto, filo di Scozia del numero 5, poi un uncinetto del 2,75, due marker, ago, forbici e un ago per fermare i fili. Vediamo come si procede. In questo caso, siccome il centro del fiore io qui l'ho fatto in nero, ma non si riesce a vedere bene quando si fanno le riprese, lo faremo tutto in bianco e vi dico dove sono andata a cambiare il filo, dove è il passaggio, così però riuscite meglio a vedere. Mi preparo un po' di filo. Questo vedete quello che mi è rimasto di un etto e ho completato tutte le mie mattonelle. Partiamo da un anello magico. Prendo il filo. Chiudo. Mi alzo con 2 catenelle, e vado a fare una maglia bassa. E così ne abbiamo due. Vedo di stringere un pochino. Quindi 2 maglie alte abbiamo fatto, 2 catenelle di separazione. Riprendo il filo, maglia alta chiusa a metà, un'altra maglia alta chiusa a metà, e poi prendo il filo e vado a chiuderle insieme. 2 catenelle e ancora. Scusate, sono lontana, faccio fatica. Maglia alta chiusa a metà, un'altra maglia alta chiusa a metà e chiudo insieme. 2 catenelle, prendo il filo, un'altra senza chiudere. Due catenelle, stringo un pochino, mezza maglia alta, anche qui non la chiudiamo, poi chiudo tutte insieme, 2 catenelle. Maglia alta chiusa a metà, seconda maglia alta chiusa a metà, chiudo tutto insieme, 2 catenelle, il tutto per 8 volte,
Intanto ho fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maglia alta chiusa a metà, chiudo tutto insieme, 2 catenelle, ultimo gruppo, maglia alta chiusa a metà, maglia alta chiusa a metà, chiudo tutto insieme, 2 catenelle, controllo. Devo avere 8 gruppi di 2 maglie alte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. A questo punto stringo l'anello magico e vado con una maglia bassissima a chiudermi. A questo punto che abbiamo fatto qui, naturalmente io lavoro in nero con il filato di colore nero, ancora vi dico poi quando cambio. A questo punto dobbiamo fare un giro di maglia bassa senza aumentare. Andremo a fare sopra le due maglie alte, intanto faccio una catenella sopra le due maglie alte. 2 maglie basse, sopra l'archetto dove abbiamo fatto le 2 catenelle, andiamo ad entrare e ci facciamo 2 maglie basse. Sopra le due maglie alte, 2 maglie basse. Sopra le catenelle, dentro l'archetto, 2 maglie basse. Due sopra le maglie alte. Due dentro l'archetto. Due sulle maglie alte e continuiamo così per tutto il giro. 2 maglie basse sulle due alte che abbiamo fatto e 2 maglie basse dove abbiamo fatto le 2 catenelle. Finiamo il giro e ci rivediamo lì. Finito il giro della maglia bassa, siamo al secondo giro, non c'è bisogno che vado a chiudere, ma salto con una maglia bassa nel punto successivo sopra le due maglie alte e vado a fare una maglia bassa al centro proprio delle due maglie alte, 3 catenelle. Senza contare, mi sposto al centro delle due maglie alte seguenti, mi posiziono più o meno al centro e rifaccio una maglia bassa e devo ottenere questi archetti 1, 2, 3 al centro delle due maglie alte, un'altra maglia bassa 1, 2, 3. Tanto il centro lo vedete senza stare a contare. 1, 2, 3 al centro, una maglia bassa, 1, 2, 3, mi metto al centro, una maglia bassa, 1, 2, 3. Una maglia bassa, 1, 2, 3, una maglia bassa, 1, 2, 3 e siamo arrivati alla fine. Mi collego
sulla maglia bassa che abbiamo fatto, vado a chiudere a maglia bassissima e abbiamo finito il terzo giro. Qui cambio il colore, questo lo lavoro tutto in nero. Vado a spezzare il filo, chiudo, lo possiamo anche fare, giusto così ci ricordiamo. Chiudo e poi fermerò i fili dopo sul dietro. Quindi prendo il filo bianco per fare i petali, faccio una catenella, entro nell'archetto. Dobbiamo avere 8 archetti, come 8 gruppi sono le maglie alte. Entro in un archetto, mi chiudo a maglia bassissima e andremo adesso a lavorare il petalo, che è composto da 5 maglie alte, 2 saranno fatte di catenelle. Ci alziamo quindi di 9 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E questa è la partenza del petalo. Poi dobbiamo fare una maglia altissima, 8 volte il filo sull'uncinetto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rientriamo nell'archetto e prendendo il filo andremo a chiudere 2 maglie alla volta. Prendo il filo e chiudo, prendo il filo e chiudo, prendo il filo e chiudo e anche l'ultima e avremo 9 chiusure. E questa è la seconda. Ancora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entro nell'archetto, prendo il filo e chiudo 2 maglie alla volta. Ecco, dobbiamo fare 5. Quindi ancora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entro e chiudo. Siamo a 4 maglie altissime. A questo punto rientro e concludo il mio petalo, quindi rientro con 9 catenelle come abbiamo fatto all'inizio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rientro nell'archetto e mi chiudo con una maglia bassissima e abbiamo finito il primo petalo. Passiamo nell'archetto successivo con una maglia bassissima, entriamo e di nuovo risalgo 9 catenelle, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e ripetiamo 8 volte il filo sull'uncinetto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rientro nell'archetto e inizio a chiudere 2 maglie alla volta. Ecco, e 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chiudo 2 alla volta, rientro
Ancora un'altra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siamo a 4 maglie alte, rientro con 9 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Chiudo a maglia bassissima e siamo a 2 petali. Salto nell'archetto successivo con una maglia bassissima e di nuovo risalgo con 9 catenelle. Ne facciamo un altro insieme. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rientro. Chiudiamo a 2 a 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Come vedete è semplice, eh? Non ci sono punti particolari da fare. Siamo a 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sono già a 4, quindi rientro con 9 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E mi aggancio nell'archetto con una maglia bassissima. Adesso li vedete tutti spettinati, ma poi li andiamo a riprendere con una catenella. Vado nell'archetto successivo, una maglia bassissima e ricomincio. Ci alziamo con 9 catenelle, la prima, 3 maglie altissime, 8 volte il filo sull'uncinetto, rientriamo con 9 catenelle e così andiamo a riempire gli 8 archetti per avere 8 petali. Alla fine sono 8, e ci vediamo alla fine del giro. Sto finendo l'ottavo petalo, ho fatto 9 catenelle, rientro, chiudo con una maglia bassissima e per fermare il lavoro vado nell'archetto successivo. Adesso il filo di chiusura che mi dà fastidio. E mi fermo con una maglia bassissima. A questo punto cambiamo colore. Una catenella e ci troviamo questa cosa così un po' spettinata che adesso andremo a rimettere a posto. Poi voi potete, io ho utilizzato il bianco e il nero, ma è viene bella anche in altri colori, o anche tutto un colore se vi piace. Vado a prendere il nero, qui vi faccio vedere con il nero, tanto andiamo a fare solo delle catenelle, quindi si capisce. Quindi cambio di colore, vado sul mio petalo, lo aggiusto e sulla terza maglia alta entro e vado a fare una maglia bassa.
faccio 10 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vado nel petalo successivo, sistematelo sempre perché lui si gira, e nella terza maglia alta vado a fare una maglia bassa, 20 catenelle a questo punto, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Le 20 catenelle formeranno il nostro angolo, quindi 10, 20, riaggiusto il petalo e sulla terza catenella vado a fare una maglia bassa. Dieci catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vado al petalo successivo e sulla terza maglia alta vado a fare una maglia bassa. Qui ho fatto 10 catenelle, quindi adesso ne dovrò fare 20. Alterniamo sempre così, una volta 10 catenelle, una volta 20, 10 e riprendiamo. A questo punto 20, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. E andiamo sull'altro petalo. E questi saranno i nostri angoli. Procediamo così fino a concludere il giro. Una volta 10 catenelle, una volta 20. Sono alla fine del giro, ho fatto 20 catenelle, concludo con 20, in effetti mi viene bene perché qua ne ho 10 e vado a chiudermi con una maglia bassissima nella maglia bassa del petalo. E qui chiudo, e questa è la nostra mattonella, così. Adesso vi faccio vedere, questa sarà la prima tutta completamente chiusa, ma come possiamo andarle a cucire direttamente man mano che le stiamo facendo. Io ho fatto così per non trovarmi alla fine col l'ago a stare un'ora e più a cucire, quindi io qui mi trovo già una fatta, per cui devo agganciarmi da un lato, faccio così, vi guasto un pochino per far vedere. Ecco, sono qui, quindi qui dovrò fare le 20 catenelle perché qua ho fatto 10, quindi qui devo fare 20, che è un angolo. Qui ho 20 catenelle che è l'angolo del mio fiore, per cui andrò a agganciare angolo con angolo mentre il lato piatto con il lato piatto, per cui procedo così. Farò 10, cioè divido a metà le 20, quindi 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E prima di continuare, prendo il centro occhio, lo tiro dell'angolo, entro in una maglia da sopra sul diritto, prendo il filo, esco, chiudo a maglia bassissima e faccio le altre 10 catenelle che mi mancano. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Riprendo il mio petalo, sulla terza maglia alta vado a fare una maglia bassa e intanto un angolo mi sono agganciata. Adesso ho questo centrale dove io vado a fare 10 catenelle, per cui ne farò 5, 1, 2, 3, 4, 5. Punto qui al centro, prendo il filo, chiudo a maglia bassissima e faccio le restanti 5. 1, 2, 3, 4, 5. Prendo un altro petalo. Maglia bassa e ho collegato già due punti. Mi rimane quest'angolo qua dove io devo fare 20 catenelle, quindi farò 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Vado a dividere tirando. Entro in una catenella, prendo il filo, esco, chiudo a maglia bassissima e faccio le restanti 10 catenelle. E vado a chiudere nel mio ultimo petalo. Con la maglia bassissima. Quindi ho finito la mattonella, ma ho anche cucito con l'altra, con il restante del lavoro. Quindi io mi trovo alla fine che non devo cucire quasi niente, devo fermare solo i fili. È normale che alla prima, ad alcune dovrete agganciarvi solo per un lato. Poi vi troverete in certe posizioni centrali dove avrete uno, due lati da cucire. E quindi lascerete, inizierete prima, quando andate a fare la catenella qui intorno, inizierete molto prima. Io adesso mi sono fermata per un ultimo lato, no? E se avete più lati, li contate e quindi andate a cucirlo tutti insieme. Io lo trovo pratico, poi viene anche bellino e soprattutto non dobbiamo fermare poi tutti quei fili. Adesso vediamo, vi faccio vedere, intanto stacco questa che non c'entra niente perché era in una spalla, questa era solo per farvi vedere. A questo punto in pratica la maglia è composta da 2 però per il busto io ho fatto 3 fiori e come lunghezza lo stesso 3 fiori, quindi 9 mattonelle così, 9 fiori più per le spalle. Una davanti e una ai due lati, una e una, quindi totale 11 per fare una metà di maglia, 11 mattonelle, 11 davanti, 11 dietro,
E se la finite così tutta agganciata, la potete di volta in volta anche agganciare tutta con l'uncinetto, ve la trovate tutta finita, ottenete una taglia S. Questo è un tipo di maglia che non deve stare troppo largo perché è bello che il fiore sia un pochino teso, quindi la maglietta deve stare abbastanza aderente, non deve essere troppo morbida perché poi il fiore si ripiega su se stesso, quindi è carino un po' teso. Quindi 11 piastrelle per il davanti e 11 per il dietro. Così è una taglia S, vi basta, non dovete aggiungere niente e fare niente. Eventualmente andate a fare un bordino in fondo e a giro maniche, vedete voi. Se invece non vi basta, come nel mio caso, perché io non sono una taglia S, ho provato anche a tirarla, ma non c'è stato niente da fare, sono andata a fare questo bordo laterale che poi mi completa anche il motivo, quindi non disturba, soprattutto fatto col nero. Se mettiamo una canotta nera sotto, neanche si vede. E l'ho portato ad una taglia M. Stessa cosa, se andiamo a fare qualche giro in più, arriveremo alla taglia L, perché in questo caso fare una mattonella in più, un fiore in più, era troppo perché, come vedete, è abbastanza largo. Invece a me servivano quei 2,5 cm per lato. E ho visto che, insomma, poteva essere una cosa fattibile farlo così, e alla fine è venuta anche carina, che non disturba. Vi faccio vedere. Ah, stessa cosa ho fatto, perché anche il giro manica per me era un po' strettino, con un fiore davanti e un fiore dietro. Ho fatto la stessa cosa, io lo chiamo il riporto. Ho fatto la stessa cosa anche sulle spalle, che vi faccio vedere, così se vi serve di aumentare la taglia. Poi ho fatto 3 giri di archetti, non è che ne ho fatti tanti, però almeno sapete come fare. Quindi qui, che io non ho cucito queste due, vi faccio vedere come allargarvi. Dopo decidete voi se 3 giri, 4 giri, lo misurate. Anzi, prima di chiudere la maglia, fate un primo pannello, o un davanti o un dietro, tanto sono uguali, e misuratelo addosso e vedete se per voi questa taglia può andare bene. Qui prendo il filo, lo lascio sempre un pochino più lungo perché poi con l'ago mi voglio muovere bene. Mi trovo qui sul fiore, qua ho l'altra spalla, quindi vado così. Divido questo angolo, cerco di avvicinarmi un pochino, lo divido ed entro in una catenella, così ho diviso, entro con una maglia bassa e faccio 5 catenelle, 2, 3, 4, 5. Qua ne abbiamo 10 perché questo è un angolo da 20, diviso 2, 10 catenelle, quindi al centro vado a fare, potete prendere la catenella, ma anche io sono entrata e ho inglobato la catenella, una maglia bassa. Poi 5 catenelle, 2, 3, 4, 5. Entro nella maglia bassa del fiore. Qui non servono gli aumenti, ecco perché vado proprio quasi giusta a riproporre un po' le stesse catenelle, 2, 3, 4, 5. Entro, mi blocco a metà, possiamo anche prendere la catenella, maglia bassa, 5 catenelle,
vado sul fiore. Cinque catenelle, vado al centro, cinque catenelle e vado nell'angolo. Che divido così a occhio tirandolo, qui entro è nella catenella, se no il punto mi si sposta. E faccio una maglia bassissima. E così ho fatto un giro e ho ottenuto degli archetti di 5 catenelle ciascuno. Vedete che è la stessa misura, non deve né tirare né essere troppo grande, perché qua non è, ci dobbiamo solo sviluppare in altezza. A questo punto vado a prendere l'altro fiore dell'altra parte della maglia e faccio, mi alzo di 5 catenelle, 2, 3, 4, 5, prendo il centro del suo angolo, iniziamo da qui. Entro in una catenella, chiudo, a questo punto mi giro e inizio a lavorare un giro di archetti da questa parte e mi sono collegata così. Quindi 1, 2, 3, 4, 5. Mi metto al centro, 1, 2, 3, 4, 5, vado sul petalo, 1, 2, 3, 4, 5, entro qua al centro dove avevo le 10 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, vado sul petalo, uno, due, tre, quattro, cinque, vado qui al centro, uno, due, tre, quattro, 5, cerco, divido, entro in una catenella qui, faccio una maglia bassa e abbiamo fatto un primo giro di archetti anche nella seconda spalla. A questo punto, come ho fatto di là, mi alzo di 5, 2, 3, 4, 5. Eccoci qua e mi vado ad agganciare anche da questa parte con una maglia bassissima. Ecco Rigiro il lavoro. Io ho fatto 3 giri totali, quindi con il terzo giro ho fatto un giro di qua e mi sono collegata, un giro di archetti qua, con il terzo vado a collegare le due parti. Quindi mi alzo di 3 catenelle, iniziamo a dividere, entro nell'archetto della parte opposta, mi chiudo a maglia bassa, faccio le restanti due perché devo ritornare a 5, quindi torno nell'archetto di sotto e faccio una maglia bassa e inizia la mia cucitura, quindi 3 catenelle,
vado nell'archetto, chiudo a maglia bassa, 2 catenelle, quindi totale 5, rientro nell'archetto di qua e faccio una maglia bassa, 3 catenelle, vado nell'archetto dell'altra spalla, 2 catenelle e ritorno a prendere un archetto da quest'altra parte, ancora 3 catenelle, chiudo a maglia bassissima, 2 per fare il totale di 5 e vado nell'altro archetto, 3, vado nell'archetto, chiudo a maglia bassissima, 2 e ritorno di qua e chiudo a maglia bassa, ancora 3, prendo l'ultimo archetto, maglia bassa, 2 catenelle, aggancio anche l'ultimo archetto con una maglia bassa e abbiamo finito di cucire la spalla. Vedete? Qui fermo il filo. Poi lo andrò a fermare bene con l'ago. Questa è stessa cosa io ho fatto per i bordi, per i fianchi, scusate. Quindi spalle e i laterali sui fianchi, 5 catenelle e poi vi andate ad agganciare come avete visto che si fa per il fiore, più o meno lo stesso sistema. Ci troviamo quindi questi bordi, così abbiamo ottenuto una taglia M morbidina, un po' morbida. Poi cosa ho fatto? Sono andata a fare un piccolo contorno sul fondo, perché altrimenti ci finisce il motivo con la catenella, come in questo caso ho chiuso la spalla, ecco, un pochino va rifinito. Quindi sul fondo ho fatto semplicemente 2 giri di archetti. In questo caso qui è lo stesso sistema che vi ho fatto vedere per la spalla, ma ho fatto 6 catenelle perché in fondo andiamo verso il bacino, quindi non deve essere proprio tiratissimo, per cui ho ammorbidito con una catenella in più. Non l'ho fatto lungo, ma voi lo potete fare quanto desiderate, perché la mia era già abbastanza giusta come lunghezza, quindi non volevo allungarmi ma solo dargli un effetto più carino di rifinitura. Quindi 6 catenelle per il fondo. Poi sono andata a fare, potete fare la stessa cosa nella manica, solo un paio di giri se la volete lasciare a canotta, che è molto carina, In questo caso io invece sono andata a fare un po' di manica perché mi serviva a coprire un po' il braccio. Di solito non porto le canotte se non con qualcosa sopra, quindi sono andata a fare questi archetti di 6 catenelle che vi faccio comunque vedere quello che ho fatto sul fondo, però facendo meno giri.
Quindi partiamo da il sottomanica. Punto il filo, parto con una maglia bassa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, entro, una maglia bassa, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. E qui dividiamo sempre la parte dove abbiamo 10 catenelle sotto, quindi a metà, 6, 4, 5, 6. Vado sul petalo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A metà qui tra i due petali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mi fermo sul petalo. E già vedete anche così, se la volete lasciare a canotta un altro giro e basta, vi fa un semplice bordino che rifinisce, ma se non avete bisogno della manica potete anche non farla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, vado a metà. E continuiamo per tutto il giro. Vi dico quanti giri ho fatto io, se vi interessa fare un po' di manica anche voi, che devo dire che è anche carina, sembra staccata dalla maglia, ma vi cade nel punto giusto dove deve coprire. Io ho fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 giri di archetti di 6 catenelle. Naturalmente ho alternato. Quando arrivate in fondo, scivolate con una maglia bassissima al centro dell'archetto e ripartite e fate i giri che desiderate. Io adesso finisco la manica e poi ci vediamo per rifinire il collo. Ho finito i miei 9 giri per la manica e adesso vado a riprendere lo scollo. Vediamo come fare. Io in questo caso prendo il bianco per staccare un po', anche perché facendo le maniche, i bordi, le spalle e un bordo in fondo, il nero l'ho finito. Ho pochissimo e quindi non credo che basterà per qualche giro di collo, però col bianco dovrebbe venire carino ugualmente. Quindi filo sull'uncinetto, parto dalla spalla, entro con una maglia bassa e mi alzo di 2 catenelle e ottengo una maglia alta. Poi catenelle, 1 maglia alta. Adesso un pochino andiamo a stringere perché lo scollo è comunque grande, è un po' da riprendere. 1, 2, 3, 4, a metà di queste catenelle una maglia alta, per non farla spostare qui entro in una catenella. 1, 2, 3,
4, una maglia alta sul petalo, 1, 2, 3, 4, una maglia alta al centro delle catenelle, 1, 2, 3, 4, una maglia alta sul petalo, 1, 2, 3, 4, divido qui il lavoro una maglia alta. A questo punto siamo arrivate all'angolo e siccome io voglio dare uno stondo alla lavorazione, non vado più in angolo anche perché qui mi avanzerebbe, quindi salto direttamente da quest'altra parte. Quindi 1, 2, 3, 4, a metà di queste catenelle. Una maglia alta e abbiamo saltato l'angolo. Uno, due, tre, quattro. Andiamo sul petalo. Uno, due, tre. Qui ancora siamo al centro, quindi una maglia alta, uno, due, tre, quattro, uno sul petalo, uno, due, tre, quattro, una alla metà. Qui mi punto sulla catenella così tiene meglio. E qui ho l'altro angolo che andiamo a saltare. 1, 2, 3, 4. Salto l'angolo e vado a metà dall'altra parte di queste catenelle. Ecco qua. E ho saltato. Così ottengo uno scollo più rotondo. 1, 2, 3, 4. Andiamo sul petalo. Fra i due petali, 1, 3, 4, sul petalo e continuiamo così, finiamo tutto il giro saltando anche gli angoli nella parte dietro e vediamo come fare il secondo. Alla fine del giro vado nella seconda catenella, 1, 2, e chiudo con una maglia bassissima. Entro nell'archetto, faccio una maglia bassa, mi alzo con 2 catenelle ed è la prima maglia alta. E vado a fare altre 3 maglie alte. E sono 4. Salto
salto nell'archetto successivo e faccio 4 maglie alte. 1, 2, 3, 4. E così sto andando a diminuire ancora e restringendo lo scollo. Nell'archetto successivo 4 maglie alte. Quattro. E proseguo così per tutto il giro. Ho finito il mio giro di maglia alta e io faccio basta così. Voi potete fare anche un secondo giro se la volete più accollata. Ricordatevi, di diminuire ancora le maglie alte, quindi invece di 4 ne andrete a fare 3, altrimenti poi vi diventa un merletto, eh? Invece, così rimane tutto unito. E la magliettina è finita. Voi potete anche allungarvi e farne un abitino. Continuate con le mattonelle a fiori e anche un copricostume molto molto grazioso. E il progetto è finito. Fatemi sapere se vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella per vedere i miei prossimi tutorial. Intanto vi abbraccio e alla prossima!